Cari fratelli e sorelle, l'Evangelista San Luca riserva una particolare attenzione al tema della misericordia di Gesù. Nella sua narrazione, infatti, troviamo alcuni episodi che mettono in risalto l'amore misericordioso di Dio e di Cristo, il quale afferma di essere venuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori. Tra i racconti tipici di Luca vi è quello della conversione di Zaccheo, che si legge nella liturgia di questa domenica. Zaccheo è un pubblicano, anzi il capo dei pubblicani di Gerico, importante città presso il fiume Giordano. I pubblicani erano gli esattori dei tributi che i giudei dovevano pagare all'imperatore romano, e già per questo motivo erano considerati pubblici peccatori. Per di più, approfittavano spesso della loro posizione per estorcere denaro alla gente. Per questo Zaccheo era molto ricco, ma disprezzato dai suoi concittadini. Quando dunque Gesù, attraversando Gerico, si fermò proprio a casa di Zaccheo, suscitò uno scandalo generale. Il Signore però sapeva molto bene quello che faceva. Egli, per così dire, ha voluto rischiare e ha vinto la scommessa. Zaccheo, profondamente colpito dalla visita di Gesù, decide di cambiare vita e promette di restituire il quadruplo di ciò che ha rubato. Oggi per questa casa è venuta la salvezza, dice Gesù, e conclude: il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Dio non esclude nessuno, né poveri né ricchi. Dio non si lascia condizionare dai nostri pregiudizi umani, ma vede in ognuno un'anima da salvare, ed è attratto specialmente da quelle che sono giudicate perdute e che si considerano esse stesse tali. Gesù Cristo, incarnazione di Dio, ha dimostrato questa immensa misericordia, che non toglie nulla alla gravità del peccato, ma mira sempre a salvare il peccatore, ad offrirgli la possibilità di riscattarsi, di ricominciare da capo, di convertirsi. In un altro passo del Vangelo Gesù afferma che è molto difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. Nel caso di Zaccheo vediamo proprio che quanto sembra impossibile si realizza. Egli, commenta San Gerolamo, ha dato via la sua ricchezza e immediatamente l'ha sostituita con la ricchezza del regno dei cieli. E San Massimo di Torino aggiunge: le ricchezze per gli stolti sono un alimento per la disonestà, per i saggi invece sono un aiuto per la virtù. A questi si offre un'opportunità per la salvezza, a quelli si procura un inciampo che li perde. Cari amici, Zaccheo ha accolto Gesù e si è convertito, perché Gesù per primo aveva accolto lui. Non lo aveva condannato, ma era andato incontro al suo desiderio di salvezza. Preghiamo la Vergine Maria, modello perfetto di comunione con Gesù, affinché anche noi possiamo sperimentare la gioia di essere visitati dal Figlio di Dio, di essere rinnovati dal suo amore e trasmettere agli altri la sua misericordia. Angelus Domini non servit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce et eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, ieri nella cattedrale di Oradea Mare in Romania, il cardinale Peter Erde ha proclamato beato Szilárd Bogdánffy, vescovo e martire. Nel 1949, quando aveva 38 anni, egli fu consacrato vescovo in clandestinità e quindi arrestato dal regime comunista del suo paese, la Romania, con l'accusa di cospirazione. Dopo 4 anni di sofferenze e umiliazioni, morì in carcere. Rendiamo grazie a Dio per questo eroico pastore della Chiesa che ha seguito l'anello fino alla fine. La sua testimonianza conforti quanti anche oggi sono perseguitati a causa del Vangelo. Je salue cordialement les pèlerins francophones présentant l'épisode de la conversion de Zacchée. L'évangile de ce jour nous enseigne que le regard de Dieu sur tout homme est habité par la toute-puissance de son amour. Chaque personne a une place privilégiée dans le cœur de Dieu, qui attend toujours le retour du pécheur à la pleine communion avec lui. En ce dernier jour du mois du Rosaire, demandons à la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, de nous accompagner dans nos efforts de conversion. Bon dimanche à tous. I would now like to offer a word of greeting to all the English-speaking visitors present at today's Angelus prayer. In the liturgy of the words this morning, our Lord tells us that he has come to seek out and save those who were lost. May we always know our need for God and embrace his will for us in love and humility. May God abundantly bless you and your loved ones. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Das Evangelium des heutigen Sonntags erzählt uns, wie Christus beim Zolleinnehmer Zachäus zu Gast ist. Der liebende Blick Christi löst die Herzenshärte des Zöllners, er kehrt um und teilt sein Vermögen mit den Armen.
In den Sakramenten dürfen wir uns dem liebenden Blick des Herrn aussetzen, um immer mehr durch seine Liebe verwandelt zu werden. Gott geleite euch auf allen euren Wegen. Saluto con affetto alle pellegrinos de lingua spagnola. Os animo a salire l'incontro di Gesù, che come nos ha insegnato l'Evangelio di questo domingo, con l'esempio di Zaccheo, quiere llenarnos de alegría y darnos la salvación. Delante de Dios no hay nadie demasiado pequeño. Todos podemos acoger al Señor en nuestras vidas y dejarnos transformar por Él. Que la Virgen María nos ayude a intensificar nuestro amor a Dios. ¡Feliz domingo! Dirijo agora uma calorosa saudação aos peregrinos de língua portuguesa. De modo especial aos brasileiros vindos da Franca. Esta peregrinação ao túmulo dos apóstolos vos confirme na fé e nos anuncia aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Serdecem posto viene chiaruien to polacov. Cisp evangelii sui cimi, cesin cio vieci, psicedo, sciucca cispavic, tostos chinienvo. Nim ovia vivo gen, mi vocerce boga. Ticiu iemi gen sagubieni, psiece, itotica nasvo. Onsam onajduje nas přemjenia mocom vásky i prováči do domu Otca. Nech ta žviadomošť napeonia nas radošťom i pokojem. Srdca vám bogozvávim. E saluto cordialmente peregrini di lingua italiana. In particolare, il gruppo di Bovino, comprendente anche alcuni cavalieri devoti della Madonna di Valleverde. Saluto i fedeli venuti da Monterone di Lecce. I ragazzi di Petosino con i loro catechisti. Benvenuti. Il Lions Club Erche San Pancrazio. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie per la vostra presenza. Buona domenica.